Vincenzo Malinconico. Che Vincenzo è quello che porti su questo piccolo schermo? È un grande Vincenzo, lasciatelo dire. Grazie, grazie. È un Vincenzo complicato, è un Vincenzo complicatissimo, un precario della vita, un semi-avvocato, semi-divorziato, è uno avvocato d'ufficio, è uno che si muove lentamente in questo mondo che va veloce, che vuole sembrare per forza vincente. Lui è un non vincente per scelta, non è un perdente, è un non vincente per scelta, è uno che si muove per inerzia. Però lo devi amare per forza, perché ha una grande umanità, una grande empatia, una grande attenzione ai rapporti umani, di calore, quindi lo devi per forza amare. Arrivare a fare un personaggio, per un attore, vabbè, leggi il copione, no? Quindi comunque tu il personaggio lo leggi sempre, però sapere che quel personaggio ha preso vita in libri e poi tu lo restituisci, no? Gli dai il volto, c'è una diversità nel fare questo, c'è una riverenza magari. È complicatissimo, che c'è una responsabilità, perché sai che c'è un mondo di lettori che segue questo personaggio, e quindi come tu interpreti un personaggio che viene dai libri, come già era capitato nei passati episodi, c'è sempre una responsabilità, perché quando tu leggi puoi immaginare qualsiasi cosa, quindi un Malinconico di 2 metri, però la cosa positiva è che invece tutti hanno risposto alla chiamata, quindi i lettori con grande amore verso Massimiliano Gallo attore, quindi tutti hanno riconosciuto Massimiliano Gallo attore la possibilità di poter essere Vincenzo Malinconico, però c'è una grandissima responsabilità. E a te cos'è che è piaciuto di più di Vincenzo? C'è un qualcosa che ti è rimasto sotto pelle? Sì, assolutamente, l'ho amato subito, me lo sono cucito addosso, forse ci somigliamo nell'ironia, in questo modo di un po' distaccato di vivere la vita, di vederla un po' da fuori, quindi con una maggiore ironia. Mi sono, come particolare, ci ho messo questa valigetta che lui invece di portare come il vero avvocato, cosa che non è, lui la tiene sempre a petto quando sta nei momenti di difficoltà, un po' come se fosse la coperta di Linus. E poi gli ho messo questi post-it che lui si scrive dappertutto e che si dimentica, ma dimentica anche di averli scritti, quindi è inutile che se li scrivi. Quindi gli abbiamo messo addosso una serie di cose che non lo hanno fatto amare a quel tempo.